previsioni meteo più accurate per evitare i disastri provocati dai cambiamenti climatici. Sarà possibile grazie ad un nuovo satellite fabbricato in Italia, capace di intercettare i fulmini anche al di sopra dell'atmosfera terrestre. Significa che sarà capace di intercettare i segnali precursori dell'arrivo di forte maltempo. Giorgio Pacifici. In tempi di cambiamenti climatici e fenomeni meteo estremi, la meteorologia europea è diventata sempre più accurata nel corso dei decenni. È stato realizzato e presentato da poco un gioiello di tecnologia pieno di strumenti di precisione. MTG, il primo satellite per immagini della flotta Meteosat di terza generazione. Con i precedenti le immagini venivano aggiornate ogni 30 minuti, tempo poi portato a 15 con la seconda generazione. Il nuovo satellite ridurrà ulteriormente questa frequenza di aggiornamento, fino a 2,5 minuti in modalità Fast per l'Europa, rendendo le previsioni meteo sempre più precise e affidabili. L'Italia è in prima linea con le sue industrie nella realizzazione. Che tipo di satellite è stato presentato per la meteorologia? È il satellite Meteosat di terza generazione e quindi diciamo il proseguimento di una lunga serie di programmi spaziali, perché ricordo che il primo satellite Meteosat è stato lanciato nel 1977. In totale quindi attraverso l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Europea EUMETSAT tutte le previsioni del tempo e tutti i modelli finora hanno beneficiato di 11 satelliti, 7 della prima generazione e 4 della seconda. Come stanno cambiando la meteorologia questi nuovi satelliti che producete, che realizzate? Ad esempio, diciamo, uno strumento particolarmente sofisticato a bordo di questo satellite, peraltro concepito e costruito in Italia da Leonardo, è il cosiddetto cacciatore di fulmini, ovvero la possibilità di capire, di non vedere quelli che si scaricano a terra, ma di vedere sugli strati alti e quindi di poter costruire dei modelli per la previsione di eventuali fenomeni, come purtroppo stiamo sempre più osservando, dovuti diciamo anche al cambio climatico e quindi all'emergenza di fenomeni ad esempio alluvionali molto più violenti. Il nostro paese è leader nella costruzione dei satelliti meteorologici. Negli stabilimenti Thales Alenia Space di Roma e Torino si costruiscono questi oggetti destinati allo spazio. Come si ideano, si realizzano e si costruiscono questi satelliti meteorologici? Hanno bisogno di un tempo di concepimento abbastanza lungo, perché dobbiamo mettere nella progettazione del satellite delle tecnologie mature. Ricordo diciamo che il tempo di vita di questi satelliti può arrivare anche a 10 a 12 anni, quindi è molto importante avere tecnologie affidabili. E poi, ma questa è una caratteristica di tutta l'industria spaziale, al di là dei satelliti per la meteorologia, c'è molta innovazione, c'è molta ricerca, c'è ricerca sui materiali, c'è ricerca sulle tecnologie elettroniche, c'è ricerca ad esempio per quanto riguarda questo particolare tipo di satelliti su tutta la sensoristica che consente di intercettare e di rilevare fenomeni misurabili diciamo dell'atmosfera. I satelliti Meteosat sono la principale fonte di dati meteorologici per l'Europa e l'Africa. I dati provenienti da questi satelliti sono uno dei contributi chiave dell'Agenzia Spaziale Europea al sistema di osservazione globale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Con gli occhi elettronici che ci guardano dall'alto, sarà sempre più possibile prevedere fenomeni meteo estremi aumentati dal riscaldamento globale. Le alte temperature generali sono causa di squilibri per la formazione di perturbazioni, a volte violente, che causano continui danni e disagi. Elisabetta.